Avete letto bene, ho vinto ragazzi 2 milioni di crediti su Gran Turismo 7, ma non in un giorno, ma non in una settimana, ma non in un mese, ho vinto 2 milioni di crediti in 1 minuto e 28 secondi circa. Ragazzi, voi vi starete chiedendo: com'è possibile? Impossibile, nessuno ha mai vinto 2 milioni di crediti su Gran Turismo 7 in 1 minuto e 28. Invece, ragazzi, sì, si può, è logico. Ma sta attaccato il microfono, boh. È logico che se non sapete le basi di Gran Turismo 7 non si può, quindi bisogna almeno sapere dove stiamo correndo, su che tracciato stiamo correndo, con che auto stiamo correndo, quindi bisogna conoscere il tracciato, bisogna comunque conoscere le basi dell'auto che stiamo utilizzando. Questi crediti si possono vincere facilmente dove? Online, dove? Sulla sfida giro veloce, sulla prova a tempo online. Una prova che troviamo insieme alle gare, dove andiamo tutti i giorni, alle gare quotidiane che facciamo online, a fianco alle gare, troviamo la sfida prova a tempo online. Facilissimo. Quindi abbiamo capito dove andare. Abbiamo 13 giorni di tempo, ragazzi, perché ogni 13 giorni veniamo pagati se abbiamo raggiunto l'oro, oppure l'argento, oppure il bronzo. Quindi, in caso facciamo il giro buono e vinciamo l'oro, a fine dei 13 giorni Gran Turismo ci dà 2 milioni di crediti, che non sono spiccioli, ragazzi. Oh, per me sono un botto di soldi. Io piuttosto che fare le gare online mi metto a fare le sfide giro record, mi metto a fare le prove a tempo online, scusate. Molto più semplice, tra parentesi, però in poco tempo, ripeto, conoscendo la pista, conoscendo l'auto, possiamo fare un buon giro e accantonare. Sappiamo che al termine dei 13 giorni, dei 14 giorni, noi riceviamo questi 2 milioni di crediti. Però attenzione, c'è un però. Dobbiamo sempre stare attenti, perché Gran Turismo a un certo punto, quando vede che molta gente ha superato il tempo record dell'oro, cosa fa? Diminuisce il tempo dell'oro, diminuisce il tempo dell'argento e diminuisce il tempo per il bronzo. Quindi almeno ogni 2, 3, 4 giorni andiamo a controllare, nel caso noi avessimo fatto prima l'oro, magari andiamo a controllare se Gran Turismo ci ha cambiato i tempi, quindi in quel caso dobbiamo stare attenti. Quindi occhio, attenzione. In più ci vuole, ragazzi, io vi ho detto a inizio video, vabbè, ci ho messo 1 minuto e 28, sì, 1 minuto e 28 per fare il record, però comunque bisogna girare sulla pista, perdere quella mezz'oretta, un'oretta. Però alla fine dei conti, cioè, è come da titolo, è come ho scritto sul titolo: ho vinto 2 milioni di crediti in 1 minuto e 28. Oltre alle gare online, ricordiamoci che questa è una buona soluzione per fare crediti. Io, ragazzi, vi posso solo dare qualche consiglio, che sono, come ho detto prima, pazienza, tempo, giocare a Gran Turismo, imparare, fare esperienza. Impariamo a togliere gli aiuti, ragazzi, perché giocare col TCS alto e giocare con un controllo stabilità attivo non ci permette di fare tempi tanto buoni. Quindi iniziamo a togliere TCS, o magari diminuirlo. Per me, che gioco da pad, TCS di solito lo uso tra l'1 e il 2, ma senza controllo stabilità, ragazzi, mi raccomando, o aiuti, controsterzo e cose del genere ci fanno perdere un sacco di tempo. È logico che diventa un po' difficile giocare, specialmente da pad, non è facile. Però magari in un altro video magari vi faccio vedere i pulsanti che io utilizzo con il pad su Gran Turismo. Ho ripetuto in tanti video, non sono un campione, però i tempi li faccio, riesco a farli, e anche abbastanza buoni. Se vi va, nelle gare online, nelle gare sport, troviamo ogni settimana, ogni 2 settimane, questa sfida, che è sfida a giro veloce, quindi perdiamoci quella mezz'oretta, un'oretta, però ne vale veramente la pena in caso raggiungiamo l'oro, che poi, ragazzi, non è la cosa più difficile del mondo. Più si gira su un tracciato e più si impara, più riusciamo a fare tempi buoni.
Anzi, io molte volte mi sono meravigliato di me perché pensavo di non recuperare, ad esempio, quel secondo, quei 2 secondi in più su un tracciato, però con la calma, giocare e imparare ci permette di fare tempi buoni, ragazzi. Comunque, ragazzi, che vi devo dire più? Ragazzi, questi 2 milioni di crediti io me li porto. Adesso hanno aggiunto un altro tracciato. Se vi va, possiamo fare un altro video a riguardo. Per il momento vi faccio vedere il video, questo video del giro veloce. Mi raccomando, ragazzi, se vi piace tutto, lasciate like, lasciate commento e iscrizione se volete. Mi raccomando, non deludetemi, ragazzi. Noi ci vediamo al prossimo video. È stato un piacere. Let's go. Thank you.